Allora ragazzi, voi sapete che cos'è questo? Che cosa? È pericolosissimo. Basta, quello lì è quel coso che scioglie il peso. Non si deve sprecare. No, si chiama acido del sostituto pepinico. Ripeti la frase di prima se la ricordi. Allora, oggi. Prima mi dovete fare una domanda. Tutti voi sapete che cos'è questo? Non lo sa nessuno. Marmite. Cosa si chiama Marmite? Marmitta. Ed è uno dei veleni più potenti sulla terra. Scherzo. In teoria sarebbe una cosa da mangiare. Non sappiamo ancora di che cosa sia composta, anche se abbiamo fatto alcune teorie. Allora, noi pensiamo che il Marmite, nella preparazione del Marmite, sia fatto con alcuni aromi segreti che noi non conosciamo. Cacca di cacca. Com'era un uomo spiaccicato caduto da un burrone, compresso alla dimensione di circa un uccellino che gli va in testa, poi tutto viene compresso a un cubetto grosso pari circa così, e poi viene aggiunta cacca di cavallo compressata. A questo punto vengono aggiunti questi aromi segreti che non siamo ancora riusciti a scoprire. Il tutto iper ultra mega concentrato. Il tutto aromatizzato al Fezon. E viene questa cosa che se voi avete mai provato ad adorarla, spero di no per voi. Viene questa cosa, ha un odore terribile. Marmite, non questa cosa. Il Marmite ha un pericoloso materiale acido aromatico, radioattivo. Ha un odore terribile e il gusto non ci darei tanto ad assaggiarlo. Quindi oggi quello che vogliamo fare. No, però il suo assistente aprirà. No, non aprirlo ancora, lascialo lì. Non aprirlo ancora. Merck, non aprirlo. Sono già a metà. Non apri. Allora, quello che vorremmo fare oggi è uscire a. Mettere il pepe. No. Riuscire a lavorare il Marmite perché in teoria. Questo. Basta, no, fermo! L'acido. Come cacchio si chiama? Acido antipesonico, succo di mela. Non mi codice succo di mela. Allora, oggi quello che vogliamo fare oggi è mischiare il Marmite, per diventare più chiaro, e riuscire a scoprire se ha qualche proprietà curativa. Non penso. In realtà vogliamo vedere che cosa succede se si mischia il Marmite. Posso? Vai, apertura della voglia. Apertura della capsula. Ecco, potete già sentire. Ah già, è vero, non hai sensore olfattivo. Telecamera. Vedete questa cosa? Sì, però ce li ho io allontano. Questa consistenza molto gustosa. Non staccarlo il perché mi sporcherei le mani. Questa roba lì puzza in un modo allucinante. Si sente fin da qua. Oh, merda, puzzava. Forse perché sono raffreddato. Sento che puzza. Anche voi siete raffreddati? No, io sono allergico al caffè. Beh, non è una discussione sul raffreddore, Pensavo di sì. Lo senti lo stesso, io lo sento lontano. Ok, questo. A sentire, aspetta, vuole morire. Questo qua, ragazzi. Mi viene da vomitare. Tu fai tutto. Quello che vogliamo fare oggi? Non mischiare questo male. Mi dici un po' di zucchero, magari è più buono. No, non farlo. Ci dopo. Ora apriamo anche l'altra scatola di Marmite. Mentre io mi mangio una fetta di mortella. La nostra rischio è pericolo. Porca vacca, si sente lontano un miglio. Attenzione, pericolo contaminazione. Veloce. Ecco il Marmite. Stai distruggendo il laboratorio, quindi. Marmite. Quando venite contaminati dal Marmite, la cosa migliore è lavarsi subito con un panno antistatico. Questo tovagliolo, nome in codice tovagliolo. Ok, è fondamentale perché il Marmite si allarga molto velocemente sul corpo, la contaminazione è molto rapida. Quindi ora travasiamo il Marmite dentro l'altro Marmite. Come vedete il Marmite è molto denso. Non scende. Aiutarci con un pastore. No. Vai, stai fermo. Contaminato una povera fortuna. È il nostro attrezzo del laboratorio. Poi decontamineremo. Raffi che intanto sta inquadrando per terra perché sta bevendo un attimo.
Io se mi frego l'HTML di Raffico, Raffico no. Se ne accorgerà ovviamente. Dai. Mio HTML. Dammi il mio HTML. Come hai fatto ad accorgerti? Dai, su, guardate qua. È una merda fondamentale per la storia della scienza. Perché il Marmite fa schifo? Se non ci fosse questo. No, oggi scopriremo che cosa succede se il Marmite viene sollecitato. Sollecitato? Attenzione, pericolo, contaminazione, pericolo, contaminazione. Non ci fanno antistatico. Oh mio Dio, il dolore non se ne va. Il dolore non se ne va, come faremo adesso? Quindi potresti spostare il panno antistatico? Sì, purtroppo il panno antistatico. Grazie, Merck. Però è fondamentale per la decontaminazione del mondo. E sono questi pericolosissimi cosi. Chiamati da noi Metroid marmitici. Metroid marmitici. Aspetta che ti fanno. Hanno la tendenza di appiccicarsi a qualsiasi forma biologica e non. E assorbire dell'energia. Mi ricorda qualcuno, a voi no? Bene, ora possiamo provare a mischiare il bar con questa pericolosa forchetta antiatomica. Antiatomica. Pericolosa antiatomica. Sì, aiuto. In realtà è una forchetta che emette radiazioni neutroniche. Ma che ce n'è troppa tu non riesci. Emette radiazioni neutroniche. Ce n'è troppa, non riesci a concentrazione. Guarda come si mischia. Ok, mentre lo mischia vedremo Merck mangiare il suo panino. Professor Gualtiero Gualtini dica quanto non abbiamo. Non far parlare. Cosa? Allora, noi stiamo mischiando il Marmite. Stiamo rendendo conto che non sta cambiando. Perché non lo stai mischiando bene. Guarda, adesso non devo anche mischiarlo bene. Ti faccio vedere, guarda. No, no, dai ferro. No, fidati di te. Buttalo per terra, no? Non fai sentire il cuore, non fai sentire. Mia madre vuole morire. Mi viene da vomitare. Mi viene da vomitare, vai via. Pericolo, contaminazione nucleare. Ecco il nostro sistema. Attenzione, fuoriuscita di Marmite dal lato ovest. Ovest? Quello lì è l'ovest. Attenzione, fuoriuscita di Marmite. Attenzione, pericolo. E va, ha fatto un casino. Pericolo. Fuoriuscita di Marmite, pericoloso. Aiuto, facciamo? Isolare. Dobbiamo isolare il settore sotto G. Acido antipesonico. Non mi incollice il succo di me. Per decontaminare il Marmite è fondamentale, porca. Era una cosa di oltre che il panno antistatico, per decontaminare il Marmite, perché il panno antistatico toglie piccole quantità di Marmite. Per decontaminare una grande quantità di Marmite in questo laboratorio completamente invaso dal Marmite, bisogna usare l'acido antipesonico. Willy si vede la pubblicità occulta. No, scusate, nome e codice e su. Bene, decontaminare è sufficiente, miscolare. Volete sapere come è finita la decontaminazione? Lo scoprirete, Merck, nella prossima parte. Ciao.